A Terni abbiamo un mastro pizza che fa la pizza. E su questo siamo tutti d'accordo. Ma tu la pizza come la fai? Con quali basi? Questa è la nuova rubrica che fa per te. Andremo a fare i due fermenti o prefermenti che sono le basi fondamentali per poter fare la mia mastro pizza. Iniziamo ora con il procedimento del polish. Inizieremo a fare il primo prefermento o fermento che lavorerà per noi, selezionandoci il quantitativo di farina che abbiamo deciso di fare nella ricetta, che sono 800 grammi di farina. L'acqua per il polish è pari allo stesso peso della farina. Farina e acqua 1:1. Nel polish ci andiamo a stemperare un quantitativo di lievito pari al peso della farina, ossia l'1%. Andiamo a stemperare qua. Questa è l'acqua per il polish. Il lievito non c'è più. Questa è il polish, acqua e farina di pari peso, lievito l'1% del peso della farina. La ciotola giustamente deve essere abbastanza capiente di contenere il composto, deve essere capiente in modo tale anche da poter lavorare all'interno. Come vedete sono operazioni che costano in termini di tempo pochissimo. Questo è un polish, assicuratevi di raschiare bene le pareti della ciotola in modo che non rimangano pezzi di farina che non sono stati raggiunti dall'acqua. Date una minima miscelata. L'aspetto del polish è questo, un composto tipo pastella, leggermente più denso di una pastella, e andrà a riposare per 18-20 ore a una temperatura di 18-20 gradi. Andiamo a coprire il polish. Pronti per domani. E ora andiamo con la biga. 700 la biga. Ricordiamo che la biga prevede un quantitativo di acqua pari al 45% del peso della farina, un quantitativo di lievito che è pari all'1% del peso della farina, quindi abbiamo 700 grammi di farina, 7 grammi di lievito. Mettere l'acqua nella farina. La biga la impastiamo a mano. La biga per impastarla viene bene se non ci concentriamo sul composto, ma ci concentriamo sulla ciotola. Cerchiamo di staccare la farina senza stringere nulla. Vedi, io ho le mani ce l'ho aperte, le dita ce l'ho aperte, senza stringere nulla. È come se noi dovessimo assolvere a un compito, ossia quello di pulire le pareti della ciotola senza mai andare a toccare quello che sta all'interno della ciotola, ossia in questo caso l'impasto. Io mi concentro di pulire le pareti della ciotola con che cosa? Con il dorso delle dita e cerco di far portare dentro al composto tutta la farina che si era appiccicata nelle pareti. Nel momento in cui io non ho più nessun tipo di farina attaccata alle pareti, automaticamente la biga si è formata. Ed eccola qua. Comunque l'aspetto deve essere questo qui. La biga prevede, quindi abbiamo detto, un tot di farina, ipotesi 600 grammi, 6 grammi di lievito, ossia l'1% del peso della farina, e il 45% di acqua sulla farina. E questo è il risultato finale. Come per l'altro fermento, anche la biga la copriamo. Coperte della biga, si fanno dei piccoli spacchi, dei piccoli forellini per lasciarla respirare. Come si presenteranno biga e polish alla fine del loro percorso fermentativo? La biga, qui la troverete un po' più alta, ma al taglio, quando la prendete e la tagliate, appare tipo gomma piuma, quindi questo è un buon segno. Il polish quasi raddoppia del suo volume, se non viene urtato troppo, avrà raggiunto quasi il doppio del suo volume iniziale. Alcuni bravi maestri prendono dei contenitori trasparenti dove fanno il segno col pennarello, diciamo, cancellabile all'inizio della fermentazione, per poi vedere qual è stato il raddoppio, diciamo, durante le fasi, diciamo, di fermentazione.
Big Polish andranno in frigo a 18-20 gradi per 18-20 ore. Allora ragazzi, se il video vi è piaciuto, se il video vi è stato utile, mettete mi piace nella spunta mi piace. Se volete altri consigli, altre cose che magari me ne so dimenticare, scrivete nei commenti cosa volete che io vi spieghi in più. E quindi ci vediamo alla prossima puntata. Mastro Pizza ti ha dato le basi. Ora iniziamo. Anzi, inizia. Usale. Ce la fai ad aspettare una settimana? Venerdì 19 gennaio, Mastro Pizza ti spiegherà come fare la pizza contemporanea. Allora, iscriviti al canale, attiva la campanella e te lo ricorderò.